Francesca Alotta, storie italiane. Potevo morire, salvata da un angelo. La cantante commossa, storie italiane. Un angelo mi ha salvato la vita, sarei potuta morire. Si è chiusa con una toccante intervista di Francesca Alotta la puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, mercoledì 14 giugno 2023, durata fino alle 12.30, ora che, sempre mezzogiorno, è finito. Nel salotto di Eleonora Daniele l'artista ha ripercorso quello che è stato sicuramente il momento più drammatico della sua vita, relativo alla scoperta di avere un cancro all'utero. Il mio ginecologo non aveva capito che si trattava di questa malattia. La figlia di un signore che è stato ricoverato in ospedale con mio padre ha riconosciuto i miei sintomi e mi ha consigliato di farmi visitare con la massima urgenza da un altro ginecologo, cosa che ho fatto, ha raccontato Francesca, non nascondendo, commossa. Quella donna mi ha salvato la vita, è stato un angelo mandato da mio padre. Francesca Alotta, storie italiane. La cognata della donna che mi ha salvato è morta con la stessa malattia. La mia amica mi ha detto che la cognata era morta l'anno precedente con la stessa malattia e gli stessi sintomi. Lei mi ha salvato la vita, ha dunque confessato la cantante a Storie Italiane, lasciando senza parole Eleonora Daniele che ha commentato. E, incredibile, tuo papà ha manifestato in questo modo la sua presenza vicino a te. Francesca ha poi rivelato un particolare agghiacciante. Appena ho fatto l'ecografia, il medico mi ha detto, speriamo di essere ancora in tempo. Ha raccontato, mettendo, è stata molto dura. Ho dovuto aspettare 3 mesi prima di essere operata e ho fatto anche 25 sedute di radioterapia. Nel periodo più brutto ho avuto al mio fianco anche altri angeli, parlo di alcune mie fan che poi sono diventate mie amiche e addirittura sorelle. Loro sono state accanto a me per 5 mesi. Ha svelato l'artista. Storie italiane, la confessione della cantante, dopo il tumore sono diventata più forte. Vedo in te una combattente, lo sei sempre stata. La tua battaglia continua perché so che c'è la paura che l'intruso, come lo definisce Caroline Smith, possa tornare, ha detto Eleonora Daniele a Francesca Alotta, che le ha risposto. Forse ti sembro matta. Ma io devo ringraziare la mia malattia perché mi ha fatta diventare ancora più forte. Da quando ho avuto il cancro ho imparato che ogni istante è prezioso, perciò vivo ogni attimo. Tutte le mattine appena mi sveglio dico, grazie, che bello, inizia un altro giorno da condividere con le persone che amo, ha concluso infine.